1795, il medico e scrittore inglese John Eke pubblicò una relazione sulle condizioni dello sfruttamento minorile nell'area di Manchester, dove in alcune fabbriche lavoravano bambini e bambine di solo 8 o 9 anni. Nicole, continui tu? Sì. Una storia emblematica è quella di Iqbal Masih, un bambino pakistano nato in una famiglia poverissima che a soli 5 anni lo vendette per 12 dollari a un fabbricante di tappeti. Da quel momento fu costretto a lavorare come uno schiavo, incatenato a un telaio per circa 14 ore. Cercò di fuggire chiedendo aiuto alla polizia, che però lo riportò dal suo padrone. Nel corso di una seconda fuga nel 1992 partecipò a una manifestazione del fronte di liberazione del lavoro schiavizzato e raccontò la sua storia e la sofferenza degli altri bambini che lavorarono insieme a lui. Dal 1993 cominciò quindi a tenere conferenze internazionali, sensibilizzando l'opinione pubblica. Ragazzi, dove state andando? Andiamo a fare lo scherzo, signor Benito. Ma lasciate stare gli anziani. Non l'ascoltare, andiamo. Ragazzi, mi sa che abbiamo esagerato. Non c'è più rispetto neanche per gli anziani. È stato così divertente. E adesso chi sarà il prossimo? Ragazzi, si è fatto tardi, devo andare. Continuate voi. Ciao. Ma chi vuole venire a quest'ora? A me non mi cerca mai nessuno. I vecchietti sono abbandonati. Ma suonano davvero? Voglio vedere. Da gioventù! Siete ancora voi? No, cosa è successo? Perché prima mi hanno fatto un brutto scherzo e il cuore mi batte forte. E queste cose non si fanno ai vecchietti, perché è una cosa che viene pure per voi quando siete vecchi. E io vi voglio sempre bene, perché voi volete male a me. Thank you.
ha perso le arance, andiamoci a riscaldare. Ragazzi, da oggi niente più scherzi agli anziani.